E what a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Ori and the Will of the Wisps. Mi raccomando ragazzi, non vi dimenticate che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale. Quindi vediamo se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi, dopo che la volta scorsa siamo riusciti finalmente ad accedere alla valle di Quoloc in qualche modo. Ho dovuto poi riesplorare ragazzi mezzo mondo prima di poter accedere anche a questo altro dello spirito, anzi si chiama pozzo dello spirito, però vabbè, fondamentalmente la cosa è più o meno la stessa. Dopodiché ragazzi, appunto, l'altra volta siamo riusciti ad acquistare la mappa appunto della Valle di Quoloc. Questa cosa secondo me è fantastica perché è super comoda come cosa. Per cui qualcuno di voi mi ha pure fatto presente che da questo tizio ragazzi da cui ho comprato il potenziamento si possono anche acquistare nuove abilità. Potrei anche tornarci adesso, però sono veramente impaziente ragazzi di procedere da questa parte per vedere finalmente se in qualche modo riusciamo a raggiungere questo benedetto Quoloc. Ah, la cosa che però appunto quel qualcuno di voi ragazzi mi aveva detto è che è possibile acquistare il triplo salto da quel tizio. Mamma mia, regà, allaggato un attimino, io vi chiedo scusa ma su queste cose purtroppo non posso farci niente, per cui fatemi vedere un attimo. È proprio di qua, insomma. Adesso mi è venuto in mente, effettivamente mi era... Oh, porca vacca. Mi era sfuggita sta cosa. Allora, appunto, possiamo parlare con Twillen. Ha incontrato il viandante piumato? Non è ancora un mio cliente, no, no. Vedi, non condivide il mio modo di apprezzare i templi antichi. Ma sarebbe uno spreco terribile lasciare lì frammenti scintillanti, inutilizzati e dimenticati. Tuttavia, inseguire i clienti è stancante. Forse troverò un posto dove aprire un bel negozio. In un luogo meno umido. Qua infatti abbiamo i frammenti, ragazzi. Vediamo un po'. Però per adesso, ragazzi, effettivamente, adesso che sto guardando, non abbiamo ancora a disposizione il triplo salto, Facciamo attenzione a sta cosa. Visto che ci siamo, ragazzi, io comprerei questa, insomma. Ottieni una cellula vitale addizionale. Perché mi sa che ne avevo già una, per cui probabilmente... Ok, abbiamo... Ecco, sono un genio io proprio. Ah, questa però la devo mettere. Io toglierei questo un attimo, ragazzi, l'ho spericolato. E comunque rimetterei o il magnete. Ah, però questo, ragazzi, lo devo equipaggiare. Io pensavo ce ne desse una. Nei momenti di bisogno posso sempre comunque equipaggiarla e aumentarmi la vita massima se dovessi appunto servirmi. Però io per ora la toglierei e rimetterei in magnete, che comunque è sempre utile. Per cui, ragazzi, allora, visto che ci siamo, ricarichiamo energia e vita. Allora, vediamo un pochettino, ragazzi. Io avanzerei sempre. Oh! Ammazza! Ammazza! Questa. Aia! Oh, regà, è grossissimo sto coso! Oh, come lo evito? Oh, è che non mi posso manco arrampicare, raga. Ok, devo fare per forza così. Sì, per forza così. E devo passare sotto. E gli devo passare sotto quando salta. Ok, oh, troppo presto. Vabbè, ma se non salta. Ok. Minchia, raga, è il primo vero boss. Attenzione. Aia, è il primo vero boss. No, mi sa che devo aspettare. Devo aspettare. Ok. Colpiamolo il più possibile. Oh. Vabbè, però vedete, raga, come cazzo lo evito? Ovviamente la modalità facile, ragazzi, ci aiuta da questo punto di vista. Perché ovviamente fa sì che il nostro piccolo Ori subisca meno danni. Aia. Sì, però se gli vado addosso. Ma pure io sono un genio, raga. Aspettate. Oh, non faccio in tempo. Aspettate, fatemi ricaricare perché. Se salto dalla parte sbagliata. Dai. Ok. Bisogna soltanto fare un po' più di attenzione. Ok. Vabbè, o salto troppo prima o troppo dopo. Via. Ok. Approfittiamo, colpiamolo sul suo culone. Dalla parte sbagliata, come sempre. Dai, che ci siamo. Sì. Primo boss, ragazzi, primo boss. Primo vero boss, che c'ho proprio pure la barra di vita. Oh, grazie ragazzi. Gentilissimi. Sti mochi mi vogliono aiutare, però.
Mica mi aiutano poi da... No, vabbè, mi aiutano, dai. Mi stanno aiutando in qualche modo. Allora, ragazzi, noi non possiamo ancora sfruttare appunto sti cavoli di affari. Ok, qua c'è terreno fragile, ragazzi. Ricordiamoci che abbiamo appunto equipaggiato, cioè abbiamo preso, ragazzi, ho comprato come abilità. Ah, ecco, ci ha pensato lui. Grazie mille, gentilissimo amico, eh. Di qua c'è qualcosa? Sembrerebbe di no. Di qua... Oh, come sempre, ragazzi, non abbiamo ancora potuto procedere da quella parte perché era troppo in alto, quindi comunque non ci sarei arrivata. Allora, mo, ecco, e vabbè, il mio tempismo de merda come sempre. Vediamo un attimino. Allora, di qua comunque non posso andare a nessuna parte, quindi devo per forza scendere di qua. Mamma mia, raga. Ok, oh, 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 sulle spine la Concita tua ermana. Lumaca di merda. Lumaca di merda. Muori o mo esplode. Via. Ok, allora qua è per tornare su e vabbè. Qua però se spacchiamo... Non ci arrivo. Non ci arrivo. Raga, cioè, vi rendete conto che... Cioè, da quando ho iniziato a giocare io a sto gioco non riesco ad arrivare mai da nessuna parte. Da nessuna parte. Non ho ancora sbloccato tutte le abilità che mi servono. Oh, che cazzo esplodi te. Va giù, va, cari sulle spine e mi fai un favore. Allora, qua c'è un meccanismo, ragazzi. Qua c'è un meccanismo che bisognerà attivare in qualche modo. Ma qua c'è pure un albero. Finalmente, mi sa che sblocchiamo questa abilità, ragazzi. Questa abilità qua. Finalmente, così adesso sì che possiamo arrivare un po' dappertutto, eh. Dai, colpo! Eccola qua, ragazzi. Tieni premuto L1 nelle vicinanze di lanterne, proiettili o nemici anche, attenzione. Poi prendi la mira per saltare, i proiettili verranno reindirizzati. Vediamo un attimino, ragazzi, che cosa significa, eh. Allora, tieni premuto L1 vicino alla lanterna e scegli una direzione per sferrare un colpo. Infatti, che ci sbalza via praticamente, ragazzi, vedete? Tac. Ovviamente non è infinito il tempo, per... Sì, però devo pure imparare un attimo a utilizzarla, raga, eh. Ok. Perché è difficile, ragazzi, sia con la levetta che con sti tasti direzionali di merda. Ah, adesso possiamo usare i colpi. Anche, vedete? Ma aspetta, come faccio? Come faccio a spaccarlo? Aia. Tieni premuto LB per colpire proiettili e arrivare sempre più in alto, capito? Ma io vorrei entrare lì. A meno che non proviamo ad utilizzare questo. Vediamo un attimo, ma c'ho i miei dubbi, per carità. Ok. No, 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 non serve qua, va bene. Raga. Non è facile come sembra, eh. Non è facile come sembra, perché come vi dicevo... Porca miseria. Bisogna pure riuscire ad indirizzare bene... Con sta cazzo di levetta e sti cazzo di tasti, raga, che fanno proprio cagare. Ok, allora. Il punto è che adesso, dove mizzica devo andare? Ecco. Ah, qua devo utilizzare questo. Esatto, sempre se ce la faccio. Ok. Adesso devo saltare di là, ovviamente. Ok, è sulle spine fisso. Non ce la posso fare. No, vabbè, raga. Se mi sparo pure sulle spine. Oddio, raga. È abbastanza traumatica come cosa questa, ve lo giuro. Oh, ok, posso usare anche i nemici. Attenzione. Ok, ho raccolto un contenitore luce spirituale grande. E va bene. Solo che adesso qua la strada si chiude qua. Perfetto, per cui devo continuare di qua. Attenzione. Bisogna essere, raga, super rapidi a cipicchia. Bosco silente. Avevano parlato di un bosco silente, se non sbaglio, ragazzi, vero? Effettivamente, se è un bosco silente, non c'è più musica. Siamo vicinissimi a Quoloc, raga. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Fermi tutti, perché si avvicina un momento epico, a mio avviso. Vediamo un po'. Oh merda, l'acqua ribolle, qualcuno sta scorreggiando lì sotto. Mamma mia, che figo. A Run
dunque uno spirito nella mia palude? Sono allora i mochi avevano ragione. Volevo credere, ma è passato tanto tempo. Mi chiamo Cuolo, che ti do il benvenuto nella mia palude, piccoletto. Che figo, regà. I mochi mi dicono che stai cercando la tua amica, una gufetta. È caduta lontano, a est. Sorgente a ovest, un grande mulino. Nemono soffera quo. Nemono momochi noa. Potevi sover oscora. Mamma mia, ma dall'altra parte del mondo! Quolok pensa che facendo ripartire il mulino a ovest potrei ripulire la palude torbida abbastanza da poterla attraversare. Quindi dobbiamo far ripartire il mulino. Nuovo fuoco fatuo trovato! I tuoi valori massimi, mannaggia, mi sono persa la scritta. Regà, ma quanto è figo sto personaggio. Che spettacolo sta roba, ragazzi, bellissimo. E comunque il momento è stato epico come avevo immaginato. Meraviglioso, caspita. Ok, quindi praticamente, regà, dobbiamo tornare dall'altra parte. Quindi adesso probabilmente potremo risalire da qui. Credo, di regola sì, probabilmente sì. Quindi adesso di qua, ragazzi, non possiamo più proseguire, per cui non ci resta che tornare indietro e andare alla ricerca di questo mulino, perché a quanto pare dobbiamo, ragazzi, utilizzare... Ho sbagliato tasto! Dobbiamo appunto... Ok. Oh, che sta succedendo? Ciao! Ciao, piccoli! Mi aiutano di nuovo, mi aprono una nuova strada, per cui dobbiamo passare di là. Ok, ragazzi, adesso, come potete vedere, possiamo appunto utilizzarli questi. Ecco qua. E dobbiamo fare pure particolare attenzione a come li utilizziamo. Dobbiamo cercare di non cadere sulle spine. Aia, la concite tua ermana. Ma oh, ma me lasci in pace. Ciao, picco. Minchia, io ho tirato una sparata. Non sei un mochi, si vede. Le tue orecchie sono troppo flosce. Certe cose le noto, come questa mappa che ho trovato. La darei al lupo il cartografo, ma ne ha già abbastanza. Dovrebbe andare a quello con le piume.
Ho saputo che amava le mappe, chissà se questa gli piacerebbe. Potresti dargliela tu? L'ho visto nelle radure della sorgente. Ok, grazie, la mappa me la sarei tenuta io, però. Presenta una linea tratteggiata con una X, nuovo oggetto missione. Scopri a chi è destinato il disegno. È una missione secondaria, ragazzi. Però questi ragazzi non possiamo ancora spaccarli noi, questi muri viola. Ci dovrà pure essere un modo, probabilmente. Allora, quindi dobbiamo trovare un tizio con le piume, a quanto ha detto. Però vedete, regà, da qua non possiamo procedere. Non è che mi sto a perdere qualcosa, no. No, questo non è terreno fragile. Niente, allora non so, probabilmente allora non è ancora da qua che dobbiamo andare. Anche se sinceramente mi sembra un po' strano, ragazzi, però se non possiamo procedere non ci resta che passare da qui e provare a salire di qua adesso. Salviamo, ovviamente, visto che ci siamo, e proviamo, ragazzi, a tornare indietro. Adesso molte più zone saranno accessibili, ovviamente. Comunque questa nuova abilità, ragazzi, possiamo utilizzarla anche per sparare via i nemici. Procediamo. Prima eravamo entrati da qua, infatti. Ok, perfetto. Sono riuscita comunque a tornare di qua, ragazzi. Ottimo. Allora, vediamo un pochettino. Io spero, ragazzi, spero con tutto il mio cuore che questa sia la via giusta, perché... Mamma mia, non so se possiamo saltare, regà. No, non posso salire fin lì. Cioè, se non riesco, ragazzi, a saltare, a salire da qui, io allora non so cosa fare. Ok, proviamo intanto ad andare di qua, a vedere se almeno di qua c'è qualcosa di raggiungibile. Qua sotto dovrei poter scendere, però da dove... Ah, qua possiamo spaccare tutto, infatti aprirci, ecco il passaggio, e saltare direttamente sulle spine, come faccio sempre. Allora, vediamo un po'. Qua nelle acque non ci posso comunque arrivare. Ahia. Qua c'è un... Ok, sono i dindini. Qua saltiamo. Oh, shit. Ok, le cose si fanno più complicatine. Aspettate. Seguiamo la ruota senza fare troppe cazzate. Oh, madonna. Ok, questo comincia ad essere più problematico. Infatti. Ok, raga, mi sono buttata nell'acqua, però non ho visto tante altre soluzioni. Allora, raga, no, ho premuto il tasto sbagliatissimo proprio. Intanto vediamo di arrivare di qua. Vediamo cosa c'è di qua. Allora, qua sotto possiamo spaccare, raga. Ok, spacchiamo infatti e vediamo. Cellula vitale, ottimo. Perfetto, anzi, frammento di cellula vitale. Perfetto, ragazzi, siamo riusciti a crearcene un'altra. E di qua che altro ci sarà? Ok, altri dindi, perfetto. Se magari mi aiuti, guarda te. Perfetto, grazie mille, zio, gentilissimo. Allora, qua non c'è più niente. Raga, comunque è più complicato di quello che pensassi, nel senso che, appunto, a volte riuscire a capire pure negli enigmi ambientali cosa c'è bisogno di fare, non è facile. Io, per esempio, qua adesso ho bisogno del nemico, ragazzi, di quel nemico che... Ecco, mannaggia. Di quel nemico che è saltato giù. Ecco, continuo a premere i tasti sbagliati, continuo a confondermi, ragazzi. Quindi di qua abbiamo finito, mi sembra di aver capito. Ok. Raga, allora, o mi sta sfuggendo qualcosa riguardo quelle pareti rocciose mezze viola. One eternity later. Allora, ragazzi, io sono tornata di qua, comunque per vedere se magari mi è sfuggito qualcosa a cui non ho prestato particolare attenzione. E tornando di qua, ragazzi, ho fatto caso a una cosa. Nel senso che quando utilizziamo questa abilità che ci spara via, tipo i nemici, ragazzi, e i colpi che utilizziamo per lo slancio, li spariamo nella direzione opposta a quella nostra. Per cui, se noi ci facciamo caso, ragazzi, ecco, questi muri qua, ecco, mannaggia te, questi muri qua, che sono così crepati e tutto il resto, sono di colore viola.
e sono quindi dello stesso identico colore che spara questo affare qui. Cioè dei proiettili, scusatemi, che spara questo affare qui, ragazzi. Quindi proviamo a fare questo. Se riuscissi a spararlo più in alto sarebbe meraviglioso. Ah, eccolo lì, raga. Oh, finalmente, finalmente una cosa giusta, l'ho pensata. Ok, ho appena raccolto un minerale dei Gorlek, raga. Ottimo, allora spariamoci in alto. Proviamo a tornare su e appunto a vedere quello che dobbiamo fare, perché appunto, ragazzi, adesso potremo riutilizzare la stessa identica tecnica. Mirando un po' più in alto, eccolo lì. Eccolo lì, perfetto. Perfetto, raga, una volta. Oh merda, che ho fatto? Mi scusi. Oh. Fatti vedere da vicino. Ma io non volevo fare danni, non... Non è stata una cosa voluta, è che per passare ero praticamente costretta. Ah, eccoci qua, le radure della sorgente, ragazzi. Probabilmente quello è il personaggio a cui dobbiamo dare la mappa che ci ha dato il Moki. Non lo so, probabilmente sì, probabilmente no, vabbè. Intanto saltiamo di qua, che qua c'è sta scimmia per parlare con Offer. Però devo saltare un po' più in alto, mi sa, aspettate. Eccoci qua, ma... Ok, ecco qua. Sulla stessa pedana sua, non mi ci fa mettere. Mo sì. Oh! Eccolo qua. Salve, vedo che sei arrivato alle radure, spirito. Dubito che i tuoi viaggi ti abbiano già portato in direzione della sorgente, giusto? Le voci di una vecchia biblioteca gli hanno suscitato il mio interesse. Potrei fare qualche esplorazione. Magari ci vediamo lì, eh? Vuoi perfezionare le tue abilità? Vediamo un po', ragazzi. Allora, cosa possiamo migliorare? Oh, questa cosa è interessante, ragazzi. Viaggio veloce. Seleziona un pozzo dello spirito sulla mappa e teletrasportati in quel punto da qualsiasi luogo ti trovi. Questa cosa potrebbe essere molto molto utile per i salvataggi. Io direi che compro questa, raga, anche perché non è manco tanto cara, per cui acquistiamola, sarà utilissima, perché mettete il caso che ne so che devo spegnere tutto e non c'ho vicino un pozzo dello spirito, mi teletrasporto direttamente lì dovunque esso sia e posso salvare. Questa cosa è utilissima. Penso che per ora, ragazzi, resterò a posto così. C'è un limite a ciò che posso insegnarti. Dopotutto non posso insegnare cose che non conosco, giustamente. Ma ho sentito parlare di un luogo dove si trova il sapere, un sapere antico, il sapere dello spirito. L'ingresso è nascosto a tutti, ma non sfuggirai più attenti. Buona fortuna. Grazie, zio. Il sapere degli spiriti. Allora, secondo Offer, vicino ai cunicoli della mezzanotte c'è una conoscenza che sblocca la vera padronanza delle armi spirituali. Per cui è qua in fondo a tutto, raga, che c'eravamo quasi quasi arrivati, guardate un po'. Però evidentemente non avendo le abilità necessarie non siamo riusciti ad arrivarci. Allora, come potete vedere, ragazzi, adesso possiamo appunto teletrasportarci al pozzo dello spirito che vogliamo. Quindi questa cosa è assolutamente fantastica, ragazzi. Sono veramente stracontenta che abbiano messo sta cosa, perché è comoda. Magari ne hanno messi di meno, però se hanno dato la possibilità di utilizzare questa abilità è comunque a posto. Parliamo con Tok, vediamo che ci dice. Ehi, cos'è quel po'? Ah, a lui dobbiamo dare la mappa. Quelle linee tratteggiate, quella grande X, ma quella è una mappa del tesoro. Tieni, ti do in cambio il marsupio del viandante. Qualcosa mi dice che avrò bisogno di una borsa più grande. Ottimo, che fa? Tipo il borsello su Resident Evil, ragazzi. Piccolo ma utile per le avventure. Vediamo. Trova un aspirante avventuriero che potrebbe avere bisogno di una piccola borsa. In che senso? Ah, non è per noi. Pensavo fosse per noi che ci aumentasse tipo l'inventario, una roba del genere. Perfetto per i piccoli avventurieri. Trova un aspirante avventuriero che potrebbe avere bisogno di una piccola borsa. Magari sarà un altro di sti Moki, ragazzi. Vabbè, procediamo. Andiamo verso... Ah, qua c'è... Ah, questo infatti non funziona, ragazzi. Vedete, questo era un pozzo dello spirito, ma è rotto. Parliamo con Grom. Salve amico, non osavo sperare che le voci fossero vere, ma eccoti qui, a Niwen è tornato a vivere uno spirito. Ti è bastato poco per distruggere il muro, immagino che le mie abilità da costruttore non siano più quelle di un tempo. Però ho promesso che avrei offerto rifugio dal declino qui, queste radure contano su di me, spirito.
Ma senza il minerale? Ah, temo che deluderò tutti. Il materiale necessario è stato abbandonato quando il mio popolo è fuggito verso le miniere. Senza le scorte giuste, beh, il mio sogno di un rifugio potrebbe terminare prima ancora di iniziare. Con del minerale dei Gorlek potrei trasformare queste radure in un rifugio. Wow, ripara il pozzo dello spirito, vedete? Questi quei rampicanti appuntiti che crescono dappertutto sono davvero fastidiosi, te lo dico io. Con un po' d'aiuto potrei eliminarli e rendere le radure più sicure per tutti. Quindi quanti più minerali troveremo, ragazzi, tanto più sarà possibile migliorare queste radure. Che figata! Io direi, appunto, di riparare il pozzo dello spirito, visto che ci siamo. Ora che ho ripreso a costruire, posso considerarmi di nuovo un vero Gorlek. Sono rimasti pochi veri Gorlek, dunque stai in guardia se incontri qualcuno che mi somiglia. Non tutti siamo scampati in tempo alla corruzione. Oh, che figa pure sta cosa, ragazzi. Bellissima. Prima che la nostra casa venisse inghiottita dalla sabbia, gli spiriti videro del potenziale nel minerale dei Gorlek. Scomparirono prima che potessero provare ciò che avevamo costruito per loro. Ma ora sei tornato e tutto questo può cambiare. Non c'ho abbastanza minerali, amico. È sempre un piacere. Aiuta Grom a ricostruire le radure della sorgente. Che figata, regà. Sta cosa pure è fighissima. Cioè, ci hanno aggiunto tutti questi dettagli tipo secondari e... ed è figa, davvero figa come roba, eh. Allora, qua vabbè c'è la ricostruzione delle radure, appunto, e appunto passaggio alle consegne. Allora, intanto proviamo, ragazzi, a procedere di qua e vediamo un po' dove andiamo a finire. Comunque, quindi, a quanto pare è pure importante. Questo Moki, ragazzi, c'è una borsa, magari il borsello è per lui. Ho fatto molta strada per trovare queste radure. Qui per un Moki è un paradiso. La mia famiglia adorerà questo posto, ma non abbiamo una casa. Grom il Gorlek se ne intende di costruzioni. Non potrebbe aiutarci? Parla con Grom per costruire una casa. Ok, visto che siamo qui, ragazzi, direi di farlo. È secondaria come missione, è vero, però è figa. Vediamo quanti minerali ci costa. Non vedevo vero minerale Gorlek da quando abbiamo abbandonato la nostra patria. Grazie spirito. Poter costruire di nuovo con quel materiale, beh, posso considerarmi di nuovo un vero Gorlek. Manterrò la promessa, le radure saranno un rifugio per tutti, lontano dal declino e dall'ombra in cielo. Ok, vediamo un po'. È un peccato le vecchie dimore dei Moki siano in rovina. Servono 4 minerali, ragazzi. Quindi per ora purtroppo non posso aiutarli. Però se riuscirò a raccogliere altri minerali lo farò con molto piacere. Oh, Twilen! È sempre un grande piacere vederne. Si parla di te sempre di più. Tuttavia ho sentito molti nomi nei miei viaggi, sai. I nomi acquistano i miei frammenti luccicanti e se ne vanno. Sembrano tutti molto simili. Eh già. Beh, i miei frammenti brillano più luminosi attorno a te. Forse il tuo nome è davvero da ricordare. Però dovresti fare qualcosa che valga la pena di ricordare. Ok, intanto allora, vediamo se c'è qualche nuovo miglioramento. No, per ora sono sempre questi, ragazzi. Si trova la sorgente, un tempio dedicato agli antichi spiriti. Si dice che gli antichi spiriti potessero utilizzare moltissimi frammenti assieme. Forse anche tu potresti, sì. Ok, quindi c'è qualcosa, ragazzi, al tempio della sorgente. Quindi comunque dove stiamo andando? Ci sia un tempio nei pressi della sorgente. Ok, ho imparato molte cose, ho perso molte cose. Mi faccio ritrovare i frammenti, sai. Alcune cose sono molto facili da sostituire. Io volevo vedere appunto i frammenti. Allora, che altro possiamo prendere? Ah, eccolo qua, ragazzi. Ecco qua il salto triplo. Costa tanto, ragazzi, ci costerebbe quasi tutti i dindi che siamo riusciti ad accumulare, però io direi di comprarlo, dai, perché può essere veramente molto utile. Grazie per l'acquisto, grazie a te. Ah, qua c'è un altro Moki, parliamo con lui. Oh, ciao, sono venuto qui dalla palude perché avevo sentito che le radure erano bellissime. Sono davvero bellissime, ma la luce qui è così brillante, non come il buio della palude. Per questo mi nascondo all'ombra. Se avessi un cappello strano come quello, ma non ce l'ho. Ok, se dovessimo trovare un cappello, ragazzi, dobbiamo ricordarci di venire da lui. Comunque sono tante le missioni secondarie, è interessantissima sta roba, Veramente interessantissima. Comunque, ragazzi, già mi si sta scaricando la macchinetta, non so perché oggi già mi sta abbandonando. Allora, qua c'è... Aia! Ah, è vero, questo è ardente, allora sono scema. Qua c'è un minerale dei Gorlek, perfetto, ottimo.
e qua non c'è più niente. Vediamo un po', sembrerebbe di no. Per cui, adesso come torno su? Ah, da qua ovviamente. Oh, oh, aspettate, aspettate, aspettate. Calma, Ori. Da qui, ok, perfetto. Siamo tornati su e adesso andiamo ancora più su. Qua chi c'è? Motei. O Motai. Oh, non posso crederci, sto parlando con un vero spirito, Aniwen. Da vicino sei più piccolo di quanto pensassi, però sei davvero luminoso. Personalmente preferisco confondermi, là fuori è pericoloso. Fortunatamente ho tenuto d'occhio ogni tua mossa, per assicurarmi che stai bene, ovviamente. Vuoi vedere i miei appunti? Oh mio Dio. Cos'è sta roba? Tempo in vita, morti totali, morti provocati dai nemici. Guardate ragazzi tutti i dettagli di partita. Distanza nuotata, distanza percorsa, colpi. Che spettacolo. Dice anche quanti frammenti abbiamo raccolto. C'è un'energetica, regà, manco una non raccolto, mizzica. Fighissimo anche sto dettaglio, regà. Bellissimo. Bellissimo davvero. Allora, ci sono veramente tante missioni, ragazzi. Veramente tanti personaggini e tante piccole cose da fare. È bellissima sta roba. Ok ragazzi, aiutatemi a salire. Aiutatemi a salire. Aiutatemi a salire. Aiutatemi a salire. Oh! Adesso è il salto. Il triplo salto però, eh. Non ce ne dimentichiamo. No, 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 no. Però se salto troppo in basso, pure io, sono genio proprio. Ok. Allora impieghiamoci di qua e via. Oh! Madonna, per poco, raga. Per poco, per poco, per poco, per poco. Oh, non so perché, mi sto ancora chiedendo, ragazzi, perché. Oh, merda, che sta succedendo? Oddio, cos'è quel coso? Cos'è? Cos'è? Aiuto! Ah, me spara. Che fai, me spari? Spara un po'. Grazie, gentilissimo. Op, 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 op. Porca merda. Ho saltato proprio di merda, proprio di merda. Ah! Ok, ragazzi, adesso con triplo salto. Aia, triplo. Ah! Ok, utilizziamolo. Approfittiamone. Ah, porca. No, vabbè, no, vabbè, vabbè, vabbè. No, adesso ce muoio. Ce muoio, ce muoio, ce muoio, ce muoio, ce muoio, ce muoio. Mannaggia me, mannaggia. Con calma, allora, fin lì io non ci posso arrivare umanamente, raga. Allora, curiamoci un po'. Non ci arrivo umanamente, non ci arrivo umanamente. Non ci arrivo umanamente, non ci arrivo umanamente. Non c'è essere complicata come cosa. Perché qua non si appende manco per il ca. Niente, raga. Allora, intanto di qua posso andare qua sopra. Fermi un attimo. Vediamo un po' dove riusciamo ad arrivare da qui. Ok. Qua possiamo andare su. Perfetto. Se mi fai male ti picchio ancora più forte. Più forte, più forte, più forte. Allora, di qua si può procedere. Di qua, e qua c'è una roba. Un tuo in sostegno e ci sono un tempio. Siamo vicini alla questione del tempo, raga. Oh, meno male, un pochettino di vita per fortuna. Ok, intanto io andrei di qua. Che si sale, si sale allaggato proprio male, male, male. E qua stiamo per entrare in una sorta di grotta, raga, che non sembra molto, molto invitante, effettivamente. Per cui proviamo un attimo ad andare dall'altra parte, vedere sempre se si può procedere. La sorgente, laghi di luma. Oh, qua c'è il mulino. Non è il mulino questo, raga? Ok, perfetto. Vita, 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 vita. Grazie, grazie, grazie. Ci posso arrivare. Non dimentichiamoci che adesso c'ho pure il triplo salto. Che mi dice? Il fuoco fatto. Ricordiamo questo posto. L'acqua dei laghi di Luma scorre qui dando vita alla palude. O scorreva prima del declino, prima che il mulino si fermasse. Ok. Quindi questa è l'acqua putrida. Qua c'è il mulino che ci interessa. A quanto pare. È proprio qua. Ammazza che roba, regà. Minchia. Devo arrivare fin lassù. Siamo alla sorgente. Ce l'abbiamo fatta. Porca miseria. Esplora il mulino. Ah, però se sono stupida, perché se non equipaggio il triplo salto non lo posso ovviamente utilizzare. Sono un genio io, eh. Oh, togliamo questo un attimo, ragazzi, e mettiamo il triplo salto. Infatti adesso il triplo salto, che può sempre essere utile. O sto coso lo posso usare? No, non lo posso usare.
col cagro poi usate. Sarebbe piaciuto, Aspettate, raga. Andiamo pure un attimo di qua, vediamo cosa c'è. Porta, ok, lì c'è la porta per entrare. Questo era chiarissimo. Ok, il triplo salto, ragazzi, ovviamente è di un'utilità che dire spaventosa è dire poco, credo. Ok, sulle spine no, però. Aia. Vabbè, ci sono caduta io direttamente. Fermi un attimo. Allora, qua c'è una cosa che pulsa schifosamente. No, pensavo di potermi appendere. Pensavo di potermi appendere, invece no. Devo saltare. Oh, merda, raga. No, ma è impossibile qua procedere. Oh, cioè, ce la posso fare, ma perdo un sacco di vita. Niente, allora, vabbè. Direi di andare alla porta, raga, visto che ci siamo. È qua. Ciao di nuovo, spirito. Beh, ho deciso di trovare quella vecchia biblioteca e ho saputo che vuoi riavviare le ruote della sorgente. Una nobile impresa. Temo però questa porta potrebbe essere la fine di entrambi i nostri viaggi. Non cede. Oh, merda. Quindi non possiamo aprirla? Ci dovrà pure essere un modo per aprirla. Io non mi arrendo di certo così. Proviamo un po' a vedere. Allora, intanto di qua, raga, dobbiamo procedere. Oh, merda. Ok, di qua, perfetto. Proviamo ad arrampicarci. Qua c'è bisogno di un lancio di quell'affare lì. E com'è che mi faccio sparare? Oh, qua potevo sfondare intanto, però aspettate, piccolo dettaglio. Qua comunque così non ci arrivo. Allora, sulle spine no, grazie. Sulle spine sì, invece, a quanto pare. Allora, ok, il triplo salto in casi come questo, raga, è super utile. Manco utilissimo, proprio super utile. No, però ok. È complicato, raga. Vi devo proprio essere sincera, è complicato. È più complicato di quel che credessi. Allora, di qua non sfondo manco per il ca. No, figuriamoci. Per cui qua comunque la strada è chiusa. No, qua manco niente. Per cui andiamo da là. Aspettate, raga, perché mi sto incasinando. Qua c'è una leva intanto, però, Ottimo, non mi dica che c'ho il tempo limitato. Molto probabilmente sì, raga. Molto probabilmente sì. Sarà tempo limite. Tempo limite. Dai, ce la posso fare? Ce la farò? Ce la farò? Ok, dimmi che son tempo, grazie. Ok, non so se era tempo limite, raga, però. Tenuto un nuovo frammento spirituale. I nemici rilasceranno più sfere di vita. Vabbè, allora, intanto sto coso l'ho raccolto. Però di qua non si va più da nessuna parte. Ma è stato inutile. Sai che ti dico? Perché non cerchi qui in giro il modo per aprirla mentre continui a colpirla? A questo c'ero arrivato pure io, amico mio. C'ero arrivato pure io a questo. Però qua, per esempio, sti cosi, ragazzi, blu non funzionano. Non so perché. Per cui io devo provare comunque a scendere di nuovo di qua. Proviamo, raga. Proviamo ad andare di nuovo di qua a vedere se mi sono persa qualche piccolo dettaglio. Vediamo un po'. A questo coso. Oh, ecco! Ecco cos'era. Minchia, era soltanto sto blob, ragazzi, che ostruiva la cosa. Che palle. Intanto lui prende, va. Non perde manco tempo a ringraziarmi. Ok, qua bisogna adesso fa ancora il triplo dell'attenzione adesso, no? Oh, shit. Non ce la farò mai a tornare su. Ok, vabbè, facendomi male a quanto pare sì, va bene lo stesso, dai. Ok, ok, bisogna essere rapidissimi. Sti casi. Oh, merda. Va bene, dai, va bene così. Perfetto, va bene, dai. L'importante è essere riusciti. Per cui andiamo dentro, ragazzi. Vediamo un po'.
Eccola qua, che ciecata che sono, mamma mia. Entriamo. Chissà se ci sarà un pozzo dello spirito qui. Possono essere teneri! Uffa! Vi odio, mi devono sempre far venire da piangere. Non è giusto. Non è giusto, siete dei maledetti bastardi. Allora, raga, qua dentro io non so se c'è un pozzo dello spirito. Ho i miei grossi dubbi. Per cui, il punto è che il più vicino è questo qua. Per cui, ragazzi, io sono costretta e... oggi a salutarvi un po' prima, perché purtroppo il tempo a mia disposizione oggi era particolarmente ridotto. Però siamo riusciti a fare abbastanza progressi, insomma, Per cui abbiamo salvato la partita. Tanto comunque la strada, ragazzi, per entrare nel mulino già la conosciamo. Potremo entrare tranquillamente. Oggi abbiamo incontrato Quolok, che insomma sono successe davvero un po' di cose. Io spero, ragazzi, che quei pochi che stanno guardando questa serie la apprezzino come la sto apprezzando io. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!